stati dei problemi. Sì, c'è stato un incontro con l'unità di crisi. Avevo detto nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, che l'intenzione della regione, e in particolare dell'assessorato di Guido era ritornare in presenza in maniera graduale. Erano state dettate anche, una serie di scadenze che però naturalmente avevo immaginato senza un confronto con, i direttori delle ASL e gli esperti della, task force regionale. Durante l'incontro, sono emerse tutta una serie di difficoltà. Devo dire che queste difficoltà non sono soltanto regionali, ma anche nazionali. Lo stesso CTS ha dato tutta una serie di notizie che certo non sono tranquillizzanti. Per cui abbiamo immaginato un ritorno in presenza, con una dilazione del tempo maggiore. In particolare lo dico perché ci sono stati dei comunicati stampa che la regione ha fatto e si è creata però un po' di confusione. Ovviamente il 7 si riprenderà normalmente la didattica, ma sarà una didattica a distanza per tutti gli ordini e gradi di scuole. Quindi il 7 e l'8, anche perché hanno chiesto appunto i direttori delle ASL in particolare, di ricominciare in maniera molto molto graduale. Quindi il 7 e l'8 riprenderemo con didattica a distanza per tutti gli ordini e gradi di scuole. Dal 11 di gennaio riprenderanno le classi che erano già in presenza, quindi servizi educativi per l'infanzia, i servizi per l'infanzia e prima e seconda classe della primaria. Poi però farò un distinguo rispetto alle classi che torneranno in presenza. E abbiamo ipotizzato dal 18 un ritorno in presenza di tutte le classi della primaria. In tantissimi mi avete scritto perché, soprattutto quando ci sono dei familiari fragili che convivono con gli studenti, c'è una grande preoccupazione per un ritorno in presenza. Nell'ordinanza ho chiesto che fosse inserito, quindi sarà inserito. Credo l'ordinanza sarà emessa entro domani mattina, anche perché dovete tenere conto che quando si scrive un'ordinanza c'è bisogno naturalmente che ci sia un'istruttoria che sarà prodotta mano a mano da tutte le persone che sono intervenute in unità di crisi, quindi le dichiarazioni si devono poi naturalmente trasformare in atti che poi saranno propedeutici per la pubblicazione, l'approvazione e pubblicazione dell'ordinanza. Per tutta una serie di questioni che mi avete sottoposto, quindi quando si ha un convivente fragile in famiglia, quindi noi scriveremo nell'ordinanza che sarà possibile chiedere la DAD, questo appunto a protezione di persone che possano essere fragili, quindi non solo studenti, ma anche familiari. La nostra posizione quindi rimane una posizione di estrema rigidità. Per gli altri ordini e gradi di scuole, noi rimandiamo quella che è la decisione. Lo facciamo perché in questi giorni, forse proprio domani, il governo deciderà il da farsi. Io vi dico che mi sono anche confrontata con assessori regionali di altre regioni e la tendenza è quella di non ritornare in presenza sicuramente per le secondarie di secondo grado, quindi ci saranno molte regioni che in realtà seguiranno quella che è la posizione della nostra regione, perché il virus è molto più aggressivo e quindi naturalmente bisogna essere particolarmente attenti rispetto appunto a quello che è il ritorno in presenza. Quindi la posizione della regione è sicuramente tornare in presenza, ma farlo in maniera assolutamente graduale, monitorando quelli che sono i dati e aspettando quella che è la decisione naturalmente del governo, che io ritengo sarà molto più rigida rispetto alle dichiarazioni iniziali. Voi sapete che già al principio si doveva tornare il 7 tutti in presenza per quanto riguarda i ragazzi delle secondarie di secondo grado, quindi gli istituti superiori,
parlavano del 75%, poi sono scesi al 50%, vedremo naturalmente che cosa accadrà domani. E a seconda naturalmente di quelle che saranno le decisioni del governo, cercheremo di capire anche noi come comportarci. Quindi ad oggi il 7 e l'8 si farà DAD per tutti, l'11 ritorneranno in aula solo fino alla seconda classe della primaria, quindi le scuole elementari per intenderci, e poi dal 18 tutti gli studenti della scuola primaria, con l'avvertenza che nel caso in cui ci siano familiari fragili conviventi con gli studenti si potrà chiedere la didattica a distanza. Quindi mettiamo nero su bianco quella che era stata comunque una posizione del Ministero, ma che alcuni non avevano seguito, quindi cercando comunque di tutelare il più possibile quella che è la popolazione scolastica, ma naturalmente anche le famiglie. Altra questione che è stata posta all'unità di crisi e da alcune persone che hanno partecipato all'unità di crisi è stato il fatto che dovranno cominciare di qui a brevissimo le vaccinazioni sul personale scolastico, docente e non docente, quindi anche quella naturalmente è una nostra priorità. In quel modo metteremo comunque in sicurezza il personale scolastico, che io non finirò mai di ringraziare, perché vedete, una cosa che non è passata tanto, molti parlano di apertura e chiusura. Io ci tengo sempre a ribadire che la scuola campana non è stata mai chiusa. Qualcuno oggi, proprio in unità di crisi, mi ha chiesto se stessimo pensando di posticipare il termine per la fine dell'anno scolastico, e io ho ribadito che la scuola campana non si è mai fermata, quindi non ci sono giorni da recuperare. I nostri docenti, il nostro personale scolastico non docente e i nostri dirigenti scolastici, io credo stiano facendo un lavoro straordinario, stanno lavorando sotto stress, e anzi, quando io sento che si parla del fatto praticamente che non stanno lavorando con la didattica a distanza, dico che bisognerebbe vedere il lavoro che stanno facendo giorno dopo giorno, gli sforzi enormi che sta facendo il nostro personale scolastico. C'è qualcuno che mi sta dicendo: mia figlia non farà da cavia. Ovviamente il ritorno in presenza noi lo abbiamo immaginato per gli studenti che hanno più difficoltà con la didattica a distanza, l'ho detto più volte, la prima e la seconda classe della primaria sono quelle che più di altri hanno sofferto per la didattica a distanza, quindi tornare in presenza è anche un modo naturalmente per non comprimere quello che è il diritto allo studio. Per il resto, naturalmente, noi faremo del nostro meglio per garantire diritto alla salute, ma anche naturalmente diritto allo studio. Per quanto riguarda invece un altro progetto che ha finanziato la Regione Campania, mi fa piacere dire che qualche giorno fa è stato pubblicato, forse sul BURC dovrebbe essere pubblicato oggi, ma qualche giorno fa è stato pubblicato l'elenco su Campania di Vetro, per un finanziamento di complessivi 5 milioni di euro per 105 progetti che riguardano tutta una serie di interventi che vanno dall'agricoltura sostenibile alla salute e benessere, educazione, uguaglianza di genere, insomma una serie di progettualità che in qualche maniera saranno messe in campo per dare una mano a chi ha più difficoltà in questo momento. Io credo di aver detto tutto, stavo anche scorrendo quelle che erano le vostre domande per capire, mi chiedete se i bambini delle prime classi della primaria devono portare le mascherine, e in realtà sì, in questo momento naturalmente è indispensabile per la sicurezza di tutti. Non ci sono, credo, altre domande, quindi noi abbiamo indicato, io avevo all'inizio detto qualche giorno fa, che noi avremmo fatto una sorta di roadmap per il rientro in classe di tutti. Non siamo addivenuti ad una soluzione stamattina in unità di crisi perché stiamo aspettando di capire
di capire naturalmente quale sarà l'orientamento del governo. Quindi non sarebbe stato logico dal nostro punto di vista dire per esempio che le secondarie di secondo grado rientreranno in un determinato giorno di gennaio se non sappiamo prima cosa farà il governo. Quindi per ora diciamo che per la secondaria di primo e secondo grado, quindi scuole medie e scuole superiori, sicuramente non si tornerà prima del 25 di gennaio. Questo lo dico anche perché ci si possa organizzare. Mentre per la primaria abbiamo immaginato appunto un ritorno il 18. Questo è quanto. Naturalmente cercheremo di monitorare quella che è la situazione nei prossimi giorni, come abbiamo sempre fatto. Cercheremo soprattutto di creare un tracciamento attraverso comunque una piattaforma Sinfonia, di modo da capire esattamente quella che è la situazione nelle scuole. Tra l'altro, far tornare solo le classi della scuola primaria io credo non comporti grandissimi problemi, anche se lo facciamo. Io so benissimo che i genitori che stanno cercando in tutti i modi appunto di far tornare i loro ragazzi a ripopolare le aule scolastiche hanno assolutamente le loro ragioni. Io non credo che ci siano posizioni giuste e posizioni sbagliate. È evidente che ciascuno tenti di tutelare quello che considera un diritto prioritario, sia quello alla salute o quello allo studio. Noi stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio, quindi io so benissimo che ci saranno centinaia di genitori che diranno che stiamo comunque distruggendo quello che è il diritto allo studio, che i ragazzi dovevano tornare in presenza il 7, che il 18 è una data troppo in là. Mi rendo conto, noi stiamo semplicemente cercando di fare del nostro meglio. Io invito tutti, tra l'altro, ad utilizzare una moderazione nei toni. Vi devo dire che ci sono stati messaggi che mi sono arrivati davvero poco lusinghieri, non tanto per me, ormai mi sono abituata a toni duri e maleducati, ma credo non facciano onore a chi li scrive, per cui soprattutto se si parla di educazione dei propri figli e di diritto allo studio, penso bisognerebbe moderare assolutamente i toni. So benissimo i danni che può causare la didattica a distanza, so però altrettanto bene che il prezzo che si paga per tornare in presenza è in vite umane. Questo in realtà è sempre stato chiaro a noi, quindi so bene come non sia facile trovare un punto di equilibrio, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio. E una cosa la vorrei ricordare a tutti quelli che chiedono di ritornare in presenza, che se i contagi stanno risalendo è perché ciascuno di noi non ha fatto evidentemente del proprio meglio. Noi dobbiamo capire che la situazione che stiamo vivendo non è indipendente dai nostri comportamenti. Per cui ci sono persone che casomai hanno fatto i trenini il 31 di dicembre, io l'ho trovato veramente di una volgarità assoluta. Perché mentre alcuni festeggiavano, c'erano altri che dovevano ricordare quelli che erano stati malati e morti nelle proprie di famiglie. Ecco, i comportamenti irresponsabili ci portano poi a dover attuare una serie di misure che sicuramente non fanno bene ai nostri ragazzi, ma che in questo momento vediamo come le uniche possibili per tutelare la salute dei nostri cittadini. Io credo appunto di avere detto tutto quanto è stato discusso stamattina in unità di crisi. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno altre riunioni. Ci sono alcune persone che mi stanno chiedendo anche in questo momento di poter scegliere tra didattica a distanza e didattica in presenza. Io l'ho detto più volte. Ora proviamo a capire rispetto a questa didattica a distanza che può essere richiesta per persone fragili o che hanno dei familiari fragili nella propria famiglia. E cerchiamo anche di capire naturalmente quello che succederà invece per quanto riguarda il piano di vaccinazioni, perché naturalmente quello sarebbe un grande passo avanti rispetto ad una maggiore sicurezza all'interno delle nostre scuole. Ci sono tra l'altro una serie di criticità invece che sono emerse per quanto riguarda la secondaria di secondo grado.
ma era anche naturalmente immaginabile il fatto di pensare a due turni, di cominciare la giornata alle 10 del mattino. Se fai 7 ore significa che comunque terminerai alle 17. Per i ragazzi certo non è un'ipotesi, come dire, particolarmente utile per migliorare quello che è il loro livello di comprensione e di studio, anche considerando che se cominciano alle 10 e terminano alle 17 dovrebbe essere indispensabile immaginare di farli mangiare qualcosa a scuola. Questo naturalmente comporterebbe tutta una serie di problemi rispetto al non poter indossare le mascherine. Insomma, ci sono una serie di criticità. Naturalmente continueremo a lavorare anche su queste nei prossimi giorni e ovviamente vi terrò informati per tutto quanto accadrà. Ultima cosa, per quanto riguarda i progetti finanziati, quindi questi 105 progetti, ho chiesto di inserirli anche sul mio sito, sulla mia non sulla pagina, ma proprio sul sito www.luciafortini.it. Ovviamente tutte le informazioni che vi do sono sempre disponibili anche sul sito della Regione Campania. E ci tengo a precisare una cosa e poi chiudo. Sono circolate tutta una serie di voci sul fatto che ci siano delle liste di persone che sono preavvertite rispetto alla comunicazione che la regione, le comunicazioni che la regione dà. In realtà le persone che mi contattano, e sono effettivamente centinaia attraverso la mia pagina, a queste persone viene chiesto il numero di telefono e la mail, qualora naturalmente vogliano seguire l'attività istituzionale dell'assessorato. Non c'è ovviamente possibilità di avere informazioni prima, io comunico normalmente sulla mia pagina e comunque attraverso il sito istituzionale della regione, ovviamente. È ovvio pure che delle informazioni possano sfuggire, quindi è semplicemente questo, ci tenevo a precisarlo perché chiaramente io non do informazioni ad alcuni, ad altri no. E credo sia tutto, più o meno ovviamente vedo i vostri commenti che sono quelli che nei giorni scorsi pure hanno affollato la pagina. Vi ringrazio per tutto quello che farete, soprattutto in termini di responsabilità. Non l'ho fatto ancora, vi auguro un buon anno, che possa essere veramente un anno che ci doni tranquillità e serenità, perché è la cosa di cui abbiamo più bisogno, e che soprattutto ci liberi dalla rabbia. È tanta e anche giustificata, ma è troppa quando per